C'è un trofeo da vincere, c'è una finale di caratura nazionale, la prima in 100 anni di storia da giocare per vincere. La Serie D è ormai una splendida realtà per Barletta e per il Barletta dopo la vittoria di domenica scorsa allo Iacovone di Taranto contro il Martina. Il mare però può ancora attendere per i biancorossi di Francesco Farina. Domani a Rieti c'è la finale secca di Coppa Italia Dilettanti contro il Salso Maggiore. Fischio d'inizio allo stadio Scopigno, previsto alle ore 15:30. Abbiamo scritto una pagina di storia molto importante per quanto riguarda la città di Barletta e di quella missione che parlavo mesi fa, oggi posso dire che comunque sia l'abbiamo compiuta. Però come detto te, sabato dobbiamo andare a prenderci questo ennesimo trofeo, perché questa annata dovrà essere ricordata per sempre. Barletta e Salso Maggiore hanno già la certezza di partecipare al prossimo campionato di Serie D. I biancorossi per propri meriti, gli emiliani invece, grazie al successo dei barlettani proprio contro il Martina, resta intatto. Tuttavia il fascino di una finale secca, resta la voglia di provare ad alzare un trofeo e rendere straordinaria una stagione già fantastica per i biancorossi. E paradossalmente noi affronteremo questa partita con la testa un po' più sgombra rispetto alle 40 partite che abbiamo fatto finora. Ci siamo sempre giocato tanto, ci siamo sempre messi in discussione, eravamo sempre a un bivio e quindi devo dare anche grande merito ai miei compagni di squadra per questo. Sabato sarà, diciamo, una partita mentalmente possiamo affrontarla più liberi, affronteremo una squadra, stiamo studiando il Salso Maggiore, quindi abbiamo visto che è una squadra fastidiosa, ti viene sempre addosso e dovremmo essere bravi a fare gol e poi portare a casa, come ho detto prima, la coppa. Tutto in 90 minuti, forse 120 o eventualmente soluzione decisiva ai rigori. Il Barletta prepara una nuova festa insieme ai suoi tifosi, che saranno numerosi anche a Rieti dopo il maxi esodo dello Iacovone. È come se portiamo i puttili a Rieti, sarà la stessa cosa, perché quello che si vive in città ci sarà un esodo biancorosso e quindi noi giocheremo in casa e dovremmo andare su ogni pallone, correre senza stancarci mai per regalare l'ennesima gioia a questa gente.